Cari amici, tante volte si possono fare degli ottimi piatti con pochissimi ingredienti, come in questo caso. Basta un porro, due patate, un po' di gruviera, un po' di prezzemolo, ma vedrete, faremo un piatto eccezionale, saporitissimo, buonissimo. Gli ingredienti per questa ricetta sono porri, patate, una cipolla rossa, del prezzemolo, del prosciutto, del gruviera. Per prima cosa prepariamo il brodo. Allora, il brodo lo facciamo chiaramente con le parti esterne del porro, anche diciamo la parte verde. Chiaramente per fare questo piatto non buttiamo via assolutamente nulla. In cucina non si butta mai nulla, ricordatevelo. Prendo le patate, taglio la buccia e la butto qua nel brodo. Quindi ho un buonissimo brodo vegetale. Poi taglio le patate a cubetti. Intanto che il brodo si sta preparando, metto un goccio di olio extravergine d'oliva. Io uso l'olio d'oliva extravergine, quello umbro, che è un buon compromesso tra il nord e il sud. Faccio andare leggermente, piano, 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 piano. Poi prendo il prosciutto con anche un pochino di grasso e non scartiamo niente. Taglio un pezzetto di cipolla, la facciamo brunoise, a cubettini, così. Il gambo della cipolla lo butto qua, butto della cipolla nella pentola e la faccio leggermente rinvenire. La cipolla non deve rosolare, deve sudare, deve leggermente appassirsi, ma non deve abbrustolirsi perché sennò prende quell'odore che non va bene. A questo punto aggiungo il prosciutto. Ecco, allora, cari amici a casa, se siete vegetariani, vegani, chiaramente non mettete il prosciutto. Il prosciutto comunque insieme alla cipolla è un insaporitore, è un sapore che ti dà quella sapidità, che ti dà quel profumo anche di prosciutto, anche di maiale. A me piace molto. Però possiamo anche non metterlo, questo è un quid in più. Taglio un porro, uso praticamente la parte dove c'è anche un po' di verde perché mi piace quel sapore anche un pochino più concentrato, un pochino più forte, diciamo. Gli do una bella lavata. Il porro va lavato molto bene perché in mezzo potrebbe avere un po', nelle sue foglie potrebbe avere un po' di terra, quindi va lavato parecchie volte. Ecco, a questo punto aggiungo le patate. La patata la metto per dare quella parte un pochino più, diciamo, di fecola, un pochino più spessa, più che dà quella parte di che lega, insomma, fondamentalmente. Facciamo andare. Non deve rosolare, attenzione, anche la patata deve sudare. Poi in questo momento che non è ancora caldo, è ancora un pochino freddo, che siamo ancora in quella stagione, che non è ancora arrivata la primavera, non è ancora scoppiato tutto, una zuppetta ogni tanto ci sta, anche perché fuori sta nevicando. A questo punto le patate con il prosciutto e la cipolla si sono leggermente appassite, il brodo è pronto, aggiungo i porri. Così. Ecco, a questo punto che cosa facciamo? Dopo che il porro ha sudato un po' insieme a tutto il resto, al nostro soffritto che abbiamo messo, aggiungo il brodo. Brodo vegetale. Copro praticamente totalmente. Aggiungo un filino di olio ancora, perché comunque questo piatto fondamentalmente, al di là dei grassi che ho messo, quindi l'olio extravergine d'oliva e un po' di prosciutto, è tendenzialmente sono delle verdure magre, il porro, la patata, e quindi sostanzialmente per insaporirle bisogna dargli qualcosa. Metto un po' di sale grosso. Io uso il sale di Cervia.
usate il sale italiano di Trapani, di Cervi, sono delle saline meravigliose. Questa è la vera storia, la storia del nostro paese. Forza! La zuppa sta andando, non deve cuocere moltissimo, ma neanche poco. 10-12 minuti la zuppa è pronta. Quando le patate, diciamo, sono cotte e il porro è morbido, è già pronta. A questo punto la zuppa è quasi pronta, vado a preparare una piccola guarnizione. Ho preso l'interno, diciamo il cuore del porro, lo vado a tagliare a brunoise, fine, piccoli cubettini che mi serviranno per insaporire alla fine il piatto. Un filino di olio con il porro sopra, un po' croccantino, un po' abbrustolito, vedrete che colpo. Prendo una padellina, un goccino di olio, mi serve per dargli quello sprint in più al piatto. Alla fine così, gruviera, un po' di porri brasati, rosolati sopra, tac, è il colpo di barbiere. Tutto qua, così, belle rosolate, così metto un pizzichino di pepe. Se vi piace piccante potete anche aggiungere, che ne so, un po' di pasta di peperoncino, un po' di olio al peperoncino. Vedete, il porro sta cuocendo così. Ecco qua il porro, se vogliamo, possiamo farlo anche leggermente un pochino abbrustolito, un po' colorato. Mi piace quell'idea sopra, così come guarnizione. Alla fine, per fare qualcosa di buono in cucina, bastano poche cose, basta un po' di fantasia, basta un po' di brodo, basta qualcosa, una verdura un po' saporita, come può essere il porro, come può essere la cipolla. Io ho messo il gruviera, però possiamo mettere anche il parmigiano reggiano, possiamo mettere un pecorino di Pienza leggermente, non troppo strong, non troppo invecchiato, semistagionato. I porri sono belli abbrustoliti, un po' così, che poi andiamo a colorare dopo, quando andremo a preparare il piatto. E siamo in bolla, ci siamo. Oggi fa freddo, una bella zuppa di porri è quello che serve. Spesa praticamente zero. Siamo in casa, perché dobbiamo rimanere in casa, perché dobbiamo restare in casa. Ok, tutti insieme a cucinare, a preparare delle cose. Quando finirà tutto questo zibaldone, tutta questa buriana, avremo imparato a cucinare, avremo passato dei bei momenti insieme, perché questo è importante. L'importante è stare insieme anche in cucina, in questi momenti difficili. Bene, a questo punto la zuppa è pronta, si sta intiepidendo. Prendiamo il mitico frullatore a immersione e andiamo di frullo. Ci siamo. Ecco, a questo punto la crema è pronta. Io direi di non filtrarla, anche perché se non è liscia liscia, in mezzo c'è qualche pezzettino che magari non ha frullato bene di patate, di porro, ti dà quella parte di, così, di anche di croccantezza, insomma, di sapere che non è proprio solo ed esclusivamente un frullato di verdure. E l'idea mi piace. Vado all'impiattamento. Direi perfetta. Prendiamo la crema, aggiungo il gruviera, una bella grattata di gruviera, così. Poi aggiungo la brunoise di porri, un altro po' di gruviera e poi ho acceso il grill del forno e la faccio gratinare. Qualche minuto nel grill del forno e sarà stupenda, ma soprattutto buonissima. La tiro fuori dal forno, piatto caldissimo, eccezionale. Metto ancora un po' di porri, così, e aggiungo una fogliolina di prezzemolo, un goccio
di olio extravergine di oliva e la zuppa di patate porri è pronta. Guardate che meraviglia! Io resto a casa, fatela anche voi. Buon appetito a tutti!